Giornata di grandi tensioni ai cancelli dell'IKEA con scontri duri tra forze dell'ordine e facchini. Quelle che state vedendo sono le immagini del violento scontro al cancello 9 di IKEA. Una mattinata carica di tensione. Prima l'arrivo dei pullman con i lavoratori chiamati per sostituire i manifestanti, poi un primo tentativo di sgombero da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei facchini in protesta, l'avvio di una trattativa con il sindaco Dosi, l'assessore Rabuffi, il questore Germanà e il comandante provinciale dei carabinieri Rota Gelpi. Io mi sento umiliato perché voi non lavorate, è una cosa diversa. Ma voi non lavorate, ma non lavorano neanche gli altri che non possono entrare, perché io stamattina sono andato anche dagli altri lavoratori che si lamentavano, dico con voi per dire con la situazione che si è creata, perché loro a loro volta perdevano delle ore lavoro. Un confronto che non ha trovato sintesi e che è sfociato ancora nella violenza. Le forze dell'ordine hanno sgomberato i manifestanti e aperto il passaggio ai camion. Lanciati anche fumogeni. Il presidio dei facchini si è trasferito davanti all'ospedale di Piacenza. La posizione di alcuni feriti sarebbe al vaglio della polizia. La protesta oggi è scoppiata per la presunta esclusione dai turni di alcuni lavoratori, a quanto pare i più attivi negli scioperi. Questi lavoratori sono disperati, sono persone che fino a qualche giorno fa prendevano 300-400 euro al mese perché gli è stato calato lo stipendio, perché gli sono state calate le ore, e non per la crisi, perché altri fanno gli straordinari, e adesso non hanno un euro in tasca. Noi siamo perché si superi questa situazione di disperazione. Le agitazioni sono estranee a questioni sindacali, ha tuonato il presidente del consorzio GLS, Gian Piero Bertanotti, raggiunto da noi telefonicamente. Questa è guerriglia urbana, non è uno sciopero sindacale, ha proseguito. Abbiamo fatto arrivare i pullman pieni di gente che vuole lavorare negli impianti, sono tutti nostri lavoratori, non c'è nessun estraneo. È gente che ora ha paura, che non sappiamo più se ha voglia di alzarsi alle 4 per rimanere bloccata davanti ai cancelli dell'azienda, e a questo punto non sappiamo neanche che cosa deciderà IKEA sul futuro dello stabilimento piacentino. Noi sappiamo che 300 lavoratori sono bloccati da pochi facinorosi e tanti estranei. Questa mattina sono potuti entrare dopo 2 ore di blocco grazie alla mediazione del sindaco, ma stasera hanno paura di uscire dallo stabilimento. Non si può andare avanti così.